pure la squadra. Sei vinto Catania, per esempio. Tutti pazzi per Giannello contro Pocios. Punteggio quando siamo al decimo della riprese di 1-1, appena pareggiato per i Pocios Ciro Apicella. Il gol realizzato nel primo tempo da Sessa. Adesso è Vitaiano che si appresta a battere una rimessa laterale. Lascia l'incommessa De Rensis e va in avanti. Serve Del Grande, si libera bene Del Grande, tiro, angola troppo il destro, era anche Apicella in area solo. Buono comunque il movimento di Del Grande, un po' meno il tiro. Ciccio Di Masi cerca di servire in avanti ancora Gianluca Russo, che si libera bene, ottimo il tiro, però esce, non inquadra lo specchio della porta. Russo, attaccante di tutti i pazzi per Gianello, e De Rensis cerca di servire Del Grande, non riesce, ancora una rimessa laterale dei ragazzi con la casacca fluorescente. De Rensis imposta alle retrovie, baglia però, attenzione, ancora pericolosa, subisce fallo sì, il giocatore di tutti i pazzi per Gianello. Punizione da posizione decentrata. Fa indietreggiare la barriera l'arbitro, tutto è pronto. Il tiro, barriera, ancora un rimpallo. Chiama la palla, c'è un lascia di troppo che non si può. Quindi calcio di punizione per i Pocios. De Rensis, serve Vitaiano, però non lo trova. Zenone per tutti i pazzi per Gianello. Zenone cerca ancora Russo, una deviazione, il portiere però riesce a salvarsi, rilancia poi in avanti dove però non c'è nessuno e Zenone è pronto a far ripartire i suoi. Seguiamo quest'ultima azione di tutti i pazzi per Gianello. Zenone ancora in avanti, dietreggia, un dribbling fermato da Vitaiano, poi un fallo e scivolata. 1-1 e chiudiamo qui il nostro collegamento.